Buongiorno da Napoli, sto camminando su uno dei decumani, quindi alcuni metri sotto di me c'erano già i greci e poi i romani e oggi raggiungo Pompei con la Circumvesuviana e dunque ho pensato di portarvi con me in questo viaggio. Ecco, pochi passi da Via Duomo c'è un piccolo gioiello. Un po' da valorizzare forse, che racconta qualcosa della storia di questa città e anche conservato alquanto bene il complesso di Carmignello. E come non fermarsi qui al cippo della Forcella, una parte dell'antica fortificazione greca della città. Piccola nota personale, la mia famiglia alcuni anni fa abitavamo in questo palazzo sopra il Teatro Trianon. Stiamo entrando nella parte della stazione di Napoli dove parte il treno per Pompei, la Circumvesuviana. Allora, fatto il mio biglietto, però ho dovuto pagare con la carta perché il dipendente diceva che praticamente non hanno la cassa, dunque la mattina quando uno arriva non possono dare il resto. Ecco, qui c'è già un po' di pubblicità, un'impressione di Pompei, che adesso vado verso il varco e dovrei andare su binario 3, direzione Sorrento. Qui dovrebbe scendere chi vuole visitare Ercolano, il sito di Ercolano, o anche il Vesuvio, che consiglio sempre. Il Vesuvio che fabbrica tutte le nuvole del mondo, come diceva Cocteau. Ora è iniziata, dove c'è la Villa di Poppea. Villa Regina. Un altro sito che afferisce al Parco Archeologico di Pompei, di cui consiglio caldamente la visita, una fattoria romana conservata molto bene, con l'antiquarium dove stiamo facendo dei lavori e che presto riaprirà. Allora, occasione per ricordare che il punto di vendita dei biglietti è all'interno. L'unica audioguida autorizzata è quella all'interno. Il biglietto comprende una mappa gratuita che potete ritirare alle casse del parco, dunque all'interno, per cui attenzione a chi sta all'esterno e non sempre opera con la massima trasparenza. Siamo arrivati, vedete dietro di me le persone che stanno entrando perché sono le nuove, il parco sta aprendo in questo momento e devo dire complimenti alla Circumvesuviana, treno decoroso, puntuale, però anche qualche nota critica, innanzitutto date una cassa con il resto a questi poveri cristiani che stanno facendo i biglietti a Napoli e due, forse se abbiamo spesi tanti soldi per fare la bellissima stazione di Villa Regina, è un sito che va valorizzato, raccontato, mettiamolo anche sulle mappe all'interno dei treni perché altrimenti i turisti non sanno che possono scendere lì e fare una scoperta eccezionale. Grazie, alla prossima!